Bentornati ragazzi, qua Leo di Futile Channel e sono qui per un video molto particolare. Infatti oggi andremo ad analizzare ogni tipo di tiro per insegnarvi come segnare da ogni posizione. Allora, i tipi di tiro che andremo ad analizzare sono tre: il tiro, diciamo, normale, il tiro di precisione e il driven shot. Allora, il tiro normale si fa per chiusa classico con tondo, per chiusa alternativo con quadrato. Io uso alternativo, anzi personalizzato, però utilizzo quadrato per tirare. Quando conviene utilizzare il tiro normale? Conviene utilizzare il tiro normale quando si è defilati e si può tirare e incrociare con il piede forte oppure con il piede debole se si ha almeno 4 stelle di piede debole. Vedete dalle immagini, ci sono tanti tiri con la mia squadra, quindi vedete tiri con Ronaldo, Kroos, Robben eccetera, perché comunque è una squadra abbastanza equilibrata che riesce a fare tiri sia di potenza sia di precisione. Ad esempio con Ronaldo soprattutto faccio tiri di potenza, perché comunque ha 4 stelle di piede debole, quindi anche se è sulla sinistra, naturalmente deve tirare col mancino, riesce comunque a fare dei bei gol. Però a volte si scambia con Robben e quindi riesce ancora meglio sul destro, sulla destra. Perché venga al meglio il tiro a incrociare non si deve essere centrali, ma si deve essere, come ho già detto, un po' defilati. E si deve fare, ad esempio, se siete sulla destra, quindi state tirando con un destro, naturalmente premete quadrato per 2-3 barre, questo dipende molto anche dalla qualità del giocatore. Più è forte il giocatore, più ha un tiro migliore il giocatore, più potete caricare la barra e più il tiro vi verrà potente. Naturalmente dovete vedere anche le statistiche singole del giocatore. E la levetta a sinistra, quella della direzione, non deve essere proprio in diagonale nella direzione, ma deve essere un pochino più in su. Vi consiglio di tenerla quasi quasi perpendicolare, non proprio perpendicolare, però più in su rispetto alla diagonale. Vi assicuro che il tiro verrà più di esterno, più a giro e sarà meno parabile dal portiere. Questo è un piccolo trucchetto che vi dico per il tiro a incrociare. Si effettua per lo più dal limite dell'area, anche da fuori area, anche da leggermente in area, non troppo in area perché sennò a quel punto è più utile un altro tipo di tiro. Infatti adesso andremo a analizzare il tiro di precisione. Il tiro di precisione, questo si fa esclusivamente col piede forte, deve avere 5 stelle piede debole perché possa venire anche col piede debole. Già con 4 viene male secondo me, quindi col piede forte o con 5 stelle piede debole. Spesso io lo faccio con Robben, più ha effetto il giocatore come statistica, meglio viene il tiro di precisione. Vi consiglio di guardarvi le statistiche dei vostri giocatori, dei vostri attaccanti soprattutto, perché è molto importante per quanto riguarda il tiro. Per il tiro di prima serve molto la potenza tiro, il long shot e la finalizzazione che serve per ogni tipo di tiro, mentre il tiro di precisione serve sia la finalizzazione, la potenza tiro e il long shot un pochino meno, serve più l'effetto. Quindi spesso a me viene di farlo con Robben quando rientro sul mancino, come nella realtà, tirare di precisione. Il tiro di precisione io utilizzo R2, però su classico penso sia R1, comunque ognuno ha il suo tasto. Tenete pigiato R2 nel mio caso mentre effettuate il tiro. E questa volta vi consiglio di farlo anche qui dal limite dell'area o appena dentro l'area. Però la levetta questa volta la mettete in diagonale quasi precisa, meno perpendicolare rispetto al tiro di potenza normale, un pochino più nella direzione in cui lo volete fare, perché sennò apre troppo il piatto il giocatore e la tira veramente fuori. Quindi per evitare figuracce fatelo in diagonale normale, mentre il tiro di potenza accentuate la diagonale. Anche qui il caricamento dipende molto dal giocatore, però vi consiglio sempre tra le 2 e le 3 barre su 4 ovviamente della barra massima. Andiamo con l'ultimo tipo di tiro, mentre state comunque vedendo i vari gol che ho fatto con la mia squadra, che è il driven shot, che è il tiro più, diciamo, interessante, che magari molti di voi non conoscono. Il driven shot si fa con il doppio colpo di quadrato, tata, con quadrato. Vi consiglio un unico modo di farlo, è quando esce il portiere, quindi quando esce il portiere avversario, per essere sicuri di fare gol, cioè di superare il portiere. Fate il doppio colpo al quadrato e vi tirerà un rasoterra molto molto insidioso. Vi consiglio di fare il driven shot normale, cioè senza il tiro di precisione, a incrociare, mentre il driven shot, il finesse driven shot, ovvero con il tiro di precisione, quando dovete
tirare verso il palo in cui state correndo. Ovviamente lì dipende anche da dove esce il portiere, da come siete posizionati, da qual è il vostro piede forte. Vi farò vedere anche in questo caso degli esempi. A volte conviene utilizzare il finesse driven shot, a volte conviene utilizzare il driven shot normale ad incrociare. Quindi questi sono i tre tipi di tiro più efficaci su FIFA. Naturalmente esiste anche il long shot. Il long shot però è un tiro che difficilmente entra, quindi per questo non l'ho messo in queste tre categorie, però ve ne parlo comunque. È un tiro, vengono sicuramente i gol più belli che fate su FIFA, sono long shot ovviamente, però dovete stare attenti al giocatore con cui lo fate. Dovete avere un giocatore con la caratteristica di potenza tiro, di long shot e anche di finalizzazione che serve sempre per il tiro, però soprattutto potenza tiro e long shot, in questo caso molto alta. Io l'effetto molto spesso con i miei centrocampisti che diciamo se sono Kroos, Renato Sanchez e Müller, ovviamente preferisco tirare con Kroos e Müller, perché sono i due con le statistiche migliori per i long shot. Però ogni tanto è il bug dei buggoni, cioè anche Renato Sanchez fa dei bei long shot. Questo è molto casuale, dovete imparare qual è la barra per ogni singolo giocatore, perché dipende dalle statistiche, ve lo dico. C'è chi, ad esempio, cross, anche se tirate con 3 barre e mezzo da 30 metri, ad esempio, ve la mette comunque, non la spara alta lo stesso. Se fate con Renato Sanchez lo stesso discorso, ve la spara al terzo anello. Quindi questo varia molto molto dalle statistiche. Dovete vedere per ogni singolo giocatore qual è il caricamento adatto. Anche qui, come il tiro di potenza, potete accentuare un pochino la direzione, quindi metterlo quasi perpendicolare, però state attenti perché se siete centrali ovviamente non angolate tanto, perché se no il tiro vi fa fuori sicuramente. Se siete centrali vi consiglio di fare una diagonale un pochino più stretta, quasi dritto per dritto, non dritto per dritto se non tirate addosso al portiere. Questi erano comunque i 3/4 tipi di tiro per finalizzare ogni vostra azione, per riuscire a segnare da ogni posizione. Vedrete comunque delle clip dove io ho utilizzato la mia squadra, come già vi ho detto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, arriviamo a 100 mi piace con questo video. Se volete vedere altri, diciamo, tutorial su FIFA, visto che adesso che ho compreso un pochino meglio le dinamiche del gioco, posso anche farvi questo tipo di video, visto che all'inizio non me la sentivo, anche perché dovevo capire appieno questo gioco che è, diciamo, molto innovativo per vari aspetti, soprattutto per l'aspetto del competitive che è veramente tornato in voga. Io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.